Eccoci alla prima di campionato, alla prima di Serie A, alla prima sconfitta stagionale. Luca, un esordio preventivato o un esordio da incubo? Questo 3-0 allo Juventus Stadium. Allora, io nella mia ingenuità avevo preventivato, magari non una vittoria perché sperare troppo, ma avevo preventivato una squadra un pochino più gagliarda, non so come dire, ecco. Pensavo meglio, ho anche sperato sempre nella mia ingenuità, leggendo di una Juve incompleta, una Juve con nodi di mercato, una Juve senza un paio di giocatori. Ho detto, ma così quasi, forse, non ha fatto neanche questo gran precampionato la Juve. Ho detto, magari c'è spazio per. E vedendo anche come hanno giocato le piccole, no? Nei primi giorni della giornata, della prima di campionato, ho detto, ma sì, dai, perché no? Io invece era qualche giorno che usmavo 3-0. questa disfatta. Disfatta, dopo andremo a vedere il termine disfatta, se è reale. Sicuramente l'infortunio di Varane, misto a qualche mancanza ancora, qualche falla sul mercato. Io a Genoa avevo visto 7-8 undicesimi della scorsa formazione. E non avevo visto tante note positive, queste Esatto, anche Genova si sono ripetute in non bene. pieno allo Juventus Stadium. Peccato perché dopo 700, 7.758 giorni tornavamo nella massima serie e forse andava onorato un po' in un altro modo questo ritorno. Diciamo che corsi e ricorsi storici, anche l'anno scorso 3-0 al Venezia, tutti a casa con le orecchie basse, una marea di critiche, forse anche per quello. Insegna quel 3-0 che è il tempo forse più del silenzio che della critica, no? Sì, però noi che cosa stiamo qua a fare? No? A commentare ciò che vediamo, quello che succederà non lo possiamo sapere, speriamo solo che sia molto meglio di quello che abbiamo visto ieri sera, perché ho visto poco mordente, al di là della superiorità della Juve Che non ha fatto fisica, sta gran che non ha fatto partita, questa gran che non ha fatto sta partita, gran partita. però la superiorità individuale dei Fisica, hai giocatori, detto bene. io ho visto una. E questo mi preoccupa perché sono tante squadre di Serie A messe così, ovviamente non tutte, ma mi preoccupa questo, proprio la difficoltà, ogni contrasto perso, i colpi di testa a centrocampo, i duelli tutti persi. E questo mi preoccupa, la differenza fisica tra come la Juve, però ho detto la Juve, ecco, magari con l'Empoli, con Lecce, con Genoa è Sì. diverso, no? Sì. Resta il fatto che, vabbè, diciamo che non si può vedere una squadra in forma il 20 agosto. Noi più della Juve, anche per No, esperienza, chiaro, fisicità e tutto, certo. abbiamo pagato a dismisura, questa prima di campionato. Diciamo che sono sempre partite anche un po' che lasciano il tempo che trovano, no? Squadre che vincono alla prima, partono bene a razzo, poi magari retrocedono, squadre che partono un po' rallentatore, vedi il Monza l'anno scorso e poi magari fanno un buon campionato. Sicuramente non siamo questi. Diciamo una cosa fondamentale, che il mercato in questo momento è sotto osservazione, no? Quello che è successo soprattutto a luglio è sotto osservazione. Dei reparti si sono sistemati subito all'improvviso, anche con buoni giocatori, con grosse spese, no? Varane, Dossena. Poi invece ci troviamo col terzino destro scoperto, si sapeva benissimo già da 3 mesi che Iovine, era squalificato. Certo, ma lo stesso Iovine è un adattato in quel ruolo e poi è un esordiente in Serie A. A centrocampo, secondo me, abbiamo fatto una scelta scellerata, sciagurata di permettere a Bellema, ad Alessandro Bellema, di andare via, Confermo. perché comunque nelle gerarchie era il primo centrocampista. Poi. Per quanto ne dicono che giocava meno, Fabregas non le vedesse, è sempre stato l'unico che ha tirato sempre la carretta. Anche numericamente, Mandarlo no? via, così, secondo me, è una scelta veramente incomprensibile. Centro-attacco, siamo quelli dell'anno scorso, con un Belotti in più, ancora un po' tutto da Tutto da scoprire, e scoprire. quindi siamo una squadra che in questo momento sta facendo fatica. Qualcuno arriverà. Io una critica la voglio fare al mercato. Mi ricordo benissimo Coppa Borgonovo, fine giugno, inizi di luglio. Charlie Ludi che dice:
Fabregas mi sta stalkerizzando perché vuole arrivare in ritiro già con la rosa pronta. Ed era già una cosa che avevo visto non di buon occhio, perché purtroppo il calcio non è questo, no? Il calcio non è fare una squadra a fine giugno ed essere pronti, ma poi le occasioni di mercato arrivano sempre in divenire, i giocatori si tende sempre a venderli magari un po' più tardi del solito, vedi Odenthal che magari poteva rimanere un paio di settimane ancora, ci sono tante cose che non sono andate forse nel modo giusto. Per esempio si è spento il faro. Vabbè, ho finito con giusto. Io credo che la costruzione. Fabregas abbia chiesto tutto sommato di avere un'ossatura, poi inserire l'occasione, l'attaccante, il difensore in più. Però rimanendo sul mercato, vedo un Dossena che c'è, ma non gioca perché non ha giocato a Genova e non ha giocato. Fabregas già due volte l'aveva detto a Châtillon contro il Cagliari, l'ha ripetuto ieri sera, a Mozzate prima di Como di Juve Como, ha detto Dossena deve imparare i nostri meccanismi e va bene. Sì, no, va bene, ma stai parlando di Dossena non a caso, ma di un giocatore per cui abbiamo speso cifra folle. Esatto. Poi te ne dico un'altra. Baran viene presentato, viene detto che serviranno settimane e viene messo subito in campo. Non so se è stato un errore. Sono d'accordo. Sono abbastanza sicuro che lo sia, però, almeno nella mia opinione. Sono d'accordo. Poi io non li vedo i giocatori, quindi saprà meglio Fabregas. Però sì, detto questo, non è che un giocatore non pronto fisicamente poi si fa male il legamento del ginocchio, poi c'è anche la sfiga, no? Sì, sì, sì. Vabbè. Però 17 minuti da solo si è fatto male. Insomma, questo è un po'. E poi, ripeto, la poca sostanza al centrocampo, secondo me. Ti do altri due motivi di critica. Uno, stiamo giocando con un portiere di 42 anni e sono cose che nei massimi campionati europei non si vedono. È una cosa però che comunque fa strano. Però è l'ultimo forse dei problemi adesso. O il penultimo, sì, dai. E poi ieri, comunque a Torino, abbiamo visto una cosa che neanche un allenatore di seconda categoria vedo fare spesso, cioè di prendere un giocatore un terzino mancino e metterlo a destra. Anche quella un po' l'abbiamo pagata, no? Sì, sicuramente. È evidente la bocciatura di Kovacic. È stato già bocciato a febbraio, perché Como l'ha preso a febbraio. Sì, ma non l'ha mai presentato. Giocatore. Tra l'altro non l'ha mai presentato. Sono indizi anche quelli. Non l'ha mai presentato. Kovacic è un giocatore che non, evidentemente non è stato neanche convocato, per cui è un terzino destro di ruolo, per cui non rientra proprio nei piani. Ma ci sta che non è stato preso per essere nei piani di quest'anno, ci sta. Non avendolo presentato Kovacic. Sì, sì, però è stato preso a febbraio, sì, non voluto, sì. O comunque non ritenuto pronto per la B, è arrivato adesso e non è pronto per la A, evidentemente. Certo. E insomma, sono tante cosette. Tutto sistemabile, anche perché ci sono 10 giorni, no? 10 giorni di mercato, e non solo col mercato, perché c'è il lavoro, no? Certo. Cosa ha detto Fabregas? Girano anche dei meme un po' particolari. Sì. Fabregas come Mazzarri, no. Fabregas come Pioli, no? Mazzarri che diceva, e poi si è messo a piovere, abbiamo perso, Pioli che dice, però per i 5 minuti la squadra avversaria non ha preso palo. Fabregas ha semplicemente detto una cosa che hanno pensato un po' tutti, io stesso. Mentre guardavo dicevo, vabbè, tutto sommato è andata così. Ha detto una cosa anche condivisibile, che ha detto che finché in campo c'è stato Baselli, la squadra tutto sommato ha retto, era ordinata, era quadrata e la Juve non aveva creato poi molto, ed è vero. Uscito Baselli, sono persi un po' di punti di riferimento e non avendo molta scelta in panchina, Fabregas ha lanciato subito Engelhardt, questo ragazzo tedesco. Non molta scelta, ha messo in campo il colpo del mercato estivo, no? Sì, un altro giocatore della per B. cui si è speso veramente tanto e resta un oggetto misterioso, perché un mediano che giocava nella B tedesca per quella spesa, spero veramente che poi... Però giustamente tra età, pochissimi allenamenti con la squadra, era molto disorientato. In più, poi nel secondo tempo è stato messo anche Abilgard, che deve andare a Pisa e si è fatto male. Pure Abilgard ha giocato solo 7 minuti. E
sa che i dirigenti del Pisa non sono tanto contenti. Sì, vabbè. Però vabbè. Vabbè, non dovrebbe essere niente di una caviglia, niente di clamoroso. Diciamo una cosa, che adesso ci sono tanti tifosi che dicono vabbè, ma mercato, dai, c'è ancora due, tre acquisti, risistemiamo e tutto. Poi c'è anche il discorso degli over e degli under, certo, quindi certo. Cioè, Abigar deve comunque uscire per liberare un posto. Ci sono anche, ha detto anche Fabregas, ne ha parlato di mercato, ha detto mancano 10 giorni, c'è chi può uscire e sicuramente qualcuno arriverà, ci sono Fabio, però adesso devo lavorare con chi c'è. A me quello che è piaciuto di Fabregas è comunque predica calma, dice di stare tranquilli, sì, che è tutto normale, che la Juve in questo momento probabilmente è veramente anni luce avanti. Però ecco, va dritto per la sua strada, questa è una cosa buona. Ha detto anche un'altra cosa, che e qua invece è tornato un po' indietro, che probabilmente non esclude le prossime volte di impiegare tre centrocampisti per togliere una punta, ecco. Quindi su quello vedo già un atteggiamento un po' più remissivo. Diciamo che la cosa che mi preoccupa molto a me è questa, e lo sapevamo, questa partenza d'handicap che costringe a giocare tre partite di fila fuori casa, una situazione molto pericolosa, perché sappiamo benissimo che in Serie A vincere fuori casa è difficilissimo, soprattutto per una neopromossa, e il terrore che tutti non vorrebbero evitare è magari di partire con tre sconfitte consecutive. Andiamo in casa di altre due squadre che comunque sono molto esperte, perché il Cagliari in Sardegna in agosto l'ho vista già ad ottimi ritmi con la, sì, Roma, e casa sua sarà veramente una battaglia veramente delicata. E poi a Udine, un'altra squadra molto fisica, sì, che in casa poi che in casa fa sempre il suo, e quindi sarà importante adesso strappare con l'unghia i denti. Beh, insomma, l'avevamo detto, no? Noi avevamo commentato in diretta il calendario. E poteva andare peggio, ma giocare tre volte fuori casa comunque è una bella spada di Damocle. Io credo che comunque tra Udine e Cagliari qualcosa come possa, adesso è importante anche proprio smuoversi, certo, no? La classifica, potesse venire anche solo un pareggio in due partite, poi c'è la sosta, insomma, non finire, ecco, l'importante è non finire a zero, sì, secondo, cioè, me io comunque anche ieri a Torino penso anche che il Como abbia preso un paio di gol nei momenti sbagliati della partita, no? Intanto quella munizione di Sala dopo pochi minuti è comunque per un terzino che deve, sì, curare UEA, è veramente dura poi riuscire a giocare concentrato con la testa e con le gambe. Prendere quel gol all'ultimo minuto del primo tempo ci ha steso, perché comunque sai mai nel calcio che partita avremmo visto magari nel secondo tempo. Gli infortuni hanno detto il suo, perché comunque costringere a sostituire Baselli primi, Abigar dopo, comunque è stata una partita complicata anche da episodi. Non ho visto una grandissima Juve, ho visto un Como che alla fine fosse arrivato un golletto, avremmo potuto rimanere in partita più di quello che siamo rimasti. Però non so se hai visto l'età dei giocatori della Juve. Sì. Ecco, il ragazzo che ha segnato il primo gol è un ragazzo della Next Gen, questo gioca in Serie C, sì, certo, ed è un giocatore evidentemente forse quasi pronto per la Serie A. Luca. Però sono tutti giocatori, Ildiz è giovane, ma si è meglio. Se dovessimo parlare delle pagelle, qual è stato il tuo migliore, il tuo peggiore? Allora è proprio difficile trovare un migliore, vado alla caccia del meno peggio e guardo chi ha prodotto un po' qualcosina, e mi sembra di poter dare forse un 6 a Strefezza, perlomeno ha tirato in porta, anzi non in porta, vicino alla porta, è l'unico che ci ha provato a fare qualcosa, sì. Il resto io ho visto veramente tanta fatica. Io dico un altro nome, ma giusto perché forse gli unici boati in curva ospiti sono arrivati dei suoi interventi anche un po' rudi, Brownoder, tamponamento, per qualche corsa in Baselli, più, per qualche corsa in più sugli avversari. Mentre purtroppo avevo detto che a Genoa mi era piaciuto tantissimo per i movimenti, per le sponde, per tante cose, Belotti. Ieri Belotti, secondo me, si è toccato tre palloni, no, sono tanti. No, poi non è neanche colpa sua, non no, li ha riforniti, certo. Però ecco, sull'attacco anche lì il mercato, io non so se cosa può arrivare. Penso, e lo dico, Fabregas ha detto che serve. Lo dico da un paio di mesi che in Serie A serve molto riuscire anche ad andare di rimessa in contropiede con gente veloce,
e secondo me Belotti e Cutrone insieme ci stanno in certe occasioni, ci stanno meno in altre circostanze. Fabregas a Mozzati ha detto che ho proprio chiesto io se certo, l'attacco fa, sì, serve assolutamente qualcosa. Parliamo d'attacco, non possiamo tributare il giusto applauso a Gabrielloni. Un'icona come Alessandro Gabrielloni. Un'icona come Alessandro Gabrielloni, Serie D, Serie C, Serie B, e ha coronato il suo sogno di esordire anche in Serie A. Tra l'altro non si è neanche mosso male, no? In un momento della difficoltà partita totale, sì, ha provato a fare i suoi giochi di sponda a centrocampo, difficile. Sì, ha anche parlato fine partita. Sì. In qualità di capitano, giusto? In pectore forse No, il capitano ieri era Cutrone, se non ricordo male. Sì. In pectore, nel senso che vabbè. Quando è uscito Cutrone è il capitano da lui. Sì, sì. Senti, invece poi sulla bocca di tutti anche questo Juventus Stadium. Prepariamoci a tornare a visitare gli stadi, gli impianti più importanti della Serie A. Croce delizia un po' di... Perché di... croce? Bellissimo! Croce perché, parto io quindi, dico croce perché vabbè, l'impianto fuori di testa, tanto è bello, per distacco secondo me è l'impianto più bello e moderno della Serie A. Sono rimasto scioccato dal silenzio, sembrava una tomba, sembrava ieri lo Juventus Stadium, tra la curva del Como non presente, la curva della Juve assente ormai a tempo indeterminato, ma non ho visto partecipazione, ho visto veramente tantissimi minuti della partita nel silenzio più assoluto. Secondo me questo comunque non è calcio in uno stadio, io non so se ci ridurranno tutti così, spero di no, perché sarebbe veramente la tomba. Però posso dire la mia. Di la tua, perché invece so che sei tornato ringalluzzito da una tribuna stampa finalmente. Sì, da tribuna stampa, ma l'impianto. Ti hanno coccolato ieri. Ma no, normale. Dopo le tribune stampa della Serie D e della Serie C, dove che non c'erano. Hai visto di tutto, no? Sì. Hai scritto partite dirette anche da dove? Dalle cassette della frutta, più o meno. Sì. Ieri invece mai detto. No, ieri molto bene, ma al di là del trattamento che in Serie A c'è. Ma proprio l'impianto secondo me è strepitoso e tutto. Quello che dici tu non è tanto che la gente sta a teatro, perché dipende dagli stadi, è una tifoseria secondo me che non ha, a parte un po' la curva che comunque ha dei problemi la curva della Juve, si sa. No? Anche in polemica con la dirigenza, certo, eccetera, non ci avrai notato che non c'è uno stendardo. Non esiste uno stendardo, c'è solo lo stendardo dei pesi massimi. Ma tu sai che tra i motivi per cui la curva Como non è venuta a Torino, vabbè, poi ce n'è uno secondo me ben più grave, ma c'è anche quello che tu devi mandare una foto di tutte le pezze, gli striscioni, 2 settimane prima, e loro ti dicono 72 ore prima se quella pezza, quello striscione può entrare o non può entrare. È un modo comunque un po' di dettar legge che non è gradito a tanti. Ma è la legge. È la legge. E questo prevede. Solo lì la prevedo. No, è una cosa che si può anche ovviare. Va bene, Luca, dai. Senti, abbiamo parlato di mercato, di cosa non è andato ancora di mercato. Veniamo però alle ultimissime. Le ultimissime che stai seguendo personalmente. Dicono che potrebbe esserci molto vicino, si potrebbe sbloccare il terzino destro a ore, se non a giorni. Che dovrebbe essere il giovanissimo Terracciano del Milan, giusto? Sì. L'alternativa era De Sciglio, quindi a questo punto tifiamo tutti Terracciano. No, De Sciglio è un giocatore che aveva un po' di problemi da alcuni anni. Sì, dico per quello. Era un buon giocatore, perché lo è stato, ma onestamente negli ultimi anni... Parla anche di Sergi Roberto, e poi ieri è uscito il nome nuovo, questo Nico Pazza, in uscita giovanissimo, in uscita del Real Madrid. Questo è un trequartista, questi sono i tre nomi in questo momento un po' sulla cresta dell'onda. C'è sempre Rodri Sanchez sullo sfondo, io sono convinto che lì nel reparto trequartisti qualcosa si farà, perché sono convinto che Verdi non possa fare il titolare in Serie A. Ma io spero. E non possiamo giocare tutto il campionato con Strefezza e D'Acuña. A centrocampo? A centrocampo richiameremo indietro Capitan Bellino. Sì. Ma due paroline su questa operazione, visto che comunque ci ritroviamo dopo la pausa estiva, non l'abbiamo mai detto. Cosa ne pensi di questa operazione Audero da una parte, Ioannou, Bellemo, Ghidotti dall'altra? No, non mi è piaciuta per niente questa operazione, perché
mi sembra che quasi frutto più di un errore di mercato, perché Paolo Lopez alla fine non è arrivato, si è puntato su un altro giocatore che Como poteva prendere, era qui a giugno, no? A Como, nella sede di Saint. E per arrivare a questo giocatore che sarà fortissimo, non contesto Audero in quanto Audero, ma la contropartita, ok, Ghidotti, però secondo me Ioannou potrebbe servire, anche se a Fabregas abbiamo capito che non piace, e Bellemo sarebbe servito, e come. E quindi, non lo so, perdere un capitano a me non... È vero, Luca, ma... E non è solo una questione sentimentale, è una questione di numeri, no, e di qualità. È vero, sembra che comunque a Bellemo sia stata fatta la proposta. Sì, sì, lui l'ha detto. Ti vuole, cosa vuoi fare, Bellemo? Sì, sì, ha scelto personalmente, sì, 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 certo, di provare questa nuova esperienza. Su Ioannou probabilmente alla fine è un giocatore che Fabregas ha epurato completamente l'anno scorso, quindi non c'erano le condizioni per cui Ioannou restasse in Serie A, soprattutto è arrivato Moreno e con Sala che gli ha strarubato il posto lo scorso anno, e Ghidotti era un portiere da dar via. Secondo me l'operazione ci sta se economicamente avrà rispettato certi canoni che in questo momento noi non sappiamo. Voci dicono che il Como comunque abbia dovuto mettere una mano un po' pesantina al portafoglio, vediamo se alla fine avrà ragione il Como, avrà ragione la Samp. Abbonamenti, e poi chiudiamo. Ieri è partita la fase 1 di prelazione. Problemi enormi, mi dicono, anche oggi. Tantissime problematiche, anche lì se crei un nuovo sistema... assicurati che sia tutto in regola. Ho amici che hanno pagato, la carta di credito ha scalato ma ancora non si vede l'abbonamento. Non si vede l'abbonamento, e se vai sul sistema ti dice nessun abbonamento registrato. Diciamo che c'è tempo, qualche giorno, certo, per sistemare la questione, perché tanto c'è spazio solo per chi aveva l'abbonamento lo scorso anno, quindi siamo in prelazione. E va bene, anch'io ieri, visti i problemi, ho detto aspetto un paio di giorni in modo che tutto si sistemi. C'è un problema ben più pesante, che invece settimana prossima poi passeremo alla fase 3, che è quella destinata solo ai nuovi abbonamenti. E alla fine il Como deve sistemare tutto, perché non è che tu arrivi a dover fare un nuovo abbonamento e le cose non funzionano e viene lo prende chi si è collegato 7 ore dopo, chi era collegato prima non lo prende. Abbiamo tanti amici che tenteranno quel giorno di provare a collegarsi. Anche allo store in via Ginati ho letto di code e problemi. Ci siamo. Ieri mi hanno detto questo dato che sarebbe clamoroso. Mi hanno riferito che il Como, ha avuto richieste per 20.000 e passa abbonamenti, cioè più di 20.000 persone hanno fatto richiesta, hanno risposto alle mail e sono dimostrati interessati al possibile acquisto di un abbonamento. Sarebbero numeri clamorosi, che possono vuol dire tanto, possono vuol dire nulla, perché poi magari... Una risposta alla mail, magari. Una risposta alla mail, però già dare una risposta, sono interessato, tenetemi aggiornato, sì, più sì, di 20.000 certo, richieste fanno capire che comunque... La passione per questo Como è altissima, è alle stelle, e non sarà una sconfitta come quella di ieri ad abbassare il calore. Speriamo, che in questo momento i tifosi del Como hanno. Un po' di sostegno. Alla fine penso che questa puntata sia andata via liscia, senza troppe critiche, no? a questa partenza. Quello che abbiamo, no? Visto. Quello che abbiamo visto è questo, ma siamo convinti che il Como possa veramente far di tutto per riprendersi, perché ne ha le carte, ne ha il diritto. Forza Como sempre, alla prossima! Ciao! Ciao a tutti, forza Como sempre!